Oddio! La Juve ha preso Kop Miners per 60 milioni. Oddio, oddio, la Juve ha Thiago Motta, Thiago Motta, il nuovo Guardiola, il nuovo Ancelotti, lo stratega, il guru. Oddio, 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 la Juve ha vinto le prime due per 3-0 contro due corazzate come il Como e il Verona. Oddio, la Juve le vince tutte, questo campionato lo hanno già vinto, noi faremo la fine del povero asciugamano bagnato e lasciato marcire. Ragazzi, ragazzi, vi chiedo una cortesia. Allora, io capisco il tormentone dell'interista depresso. Io capisco il tormentone dell'interista pessimista, quello che vede tutto nero e che alla prima difficoltà si dispera. Ma che cazzo stiamo piangendo? Che cazzo state piangendo? Io questo vorrei sapere. Primo, voi pensavate veramente che la vecchia signora sarebbe rimasta inerte dopo questi anni di merda che ha passato? Eh? Cosa pensavate? Pensavate di trovare la Juve degli ultimi 2 o 3 anni? No. È logico che sono corsi ai ripari, è logico che si sono rinforzati, è logico soprattutto che abbiano cambiato allenatore dal momento che non avevano un allenatore. Ricordiamoci che la Juve fino all'anno scorso, ragazzi miei, era allenata da un paraculo, era allenata da uno che aveva i giocatori contro, da uno che non sapeva minimamente cosa stesse facendo. Quindi è normale che la Juve si sia risollevata o che la Juve stia cercando quantomeno di risollevarsi. Seconda cosa, ragazzi miei, ricordiamoci sempre che noi, interisti, siamo i campioni d'Italia in carica. Ok? L'anno scorso abbiamo demolito il campionato. Abbiamo fatto il diavolo a quattro. Ok, non c'era la Juve di quest'anno. Tanto meglio. Tanto meglio che la Juve sia forte, così almeno ci confrontiamo con qualcuno di valido, che l'anno scorso probabilmente non c'era. Siamo i campioni d'Italia. Quelli che 2 anni fa sono andati in finale di Champions, finale di Champions. Quindi, per cortesia, basta coi piagnistei, basta coi piagnistei. La Juve è forte, ok, è forte, va bene. La Juve è sempre stata forte. È stata un'eccezione questi ultimi 3 o 4 anni. Cosa pensavate, che la Juve rimanesse una merda per sempre? No, la Juve si è risollevata. Noi ci siamo organizzati per continuare a vincere, per continuare a difendere il nostro cazzo di scudetto che abbiamo cucito sul petto. Ma le prime due partite si sono visti dei segnali di debolezza, ma dove? Dove li avete visti i segnali di debolezza voi, scusate? Dove li avete visti? Vorrei saperlo. Dove li avete visti? A Genova? Potevamo vincere 6-0, ok? Abbiamo pareggiato per due strafalcioni individuali, uno di Sommer e uno di Bissek. Se no eravamo sul 2-0, tranquilli, sciolti. Con Lecce abbiamo fatto tutto noi. Quindi, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? La Juve fa due vittorie e basta, dramma totale, hanno già vinto il campionato, hanno già vinto la Champions, hanno già vinto la Coppa Italia. Dai, per cortesia, capisco, ripeto, capisco l'interista depresso, capisco l'interista pessimista, ma anche basta. C'è un limite e questo limite non deve essere superato. Forza Inter!